Ed ecco a voi i bassotti, a cominciare dal bassotto standard a pelo corto, standard a pelo lungo, standard a pelo duro, nano a pelo corto, nano a pelo lungo, nano a pelo duro, Kaninchen a pelo corto, Kaninchen a pelo lungo, Kaninchen a pelo duro. Razze selezionate per la caccia in tana, la taglia viene valutata come circonferenza toracica, tre tipi di pelo che corrispondono a tre caratteri diversi, reattivo il corto, dolce il lungo, determinato il duro. Sono tutte razze di origine tedesca caratterizzate da questa forma, tecnicamente si chiama anacolimorfismo, ovvero sono cani di taglia normale in cui le ossa lunghe non crescono. È un carattere geneticamente dominante. Cani di tipo spitz primitivo nel pre-ring, a seguire segugi e cani per pista di sangue. Attention please of breed of the thick group in collecting ring. Thank you. Bassotto standard a pelo lungo, la standard è la più grande tra le taglie, circonferenza toracica superiore ai 35 cm per un peso intorno ai 9-10 kg. La creazione del bassotto a pelo lungo risale ad accoppiamenti con cani di tipo spaniel tedesco proprio per donare delle caratteristiche presenti in queste razze alla popolazione di bassotto, popolazione originaria che è quella a pelo corto. Nel pelo duro invece sono entrati a far parte razze di tipo terrier piuttosto che tipo schnauzer, proprio per dare questo tipo di pelo particolarmente adatto alla caccia in terreni sporchi. Bassotto nano, circonferenza toracica tra i 30 e i 35 cm. Nano a pelo lungo, vi prego di notare come non vi siano differenze nella struttura, ovvero lo standard, il nano e il Kaninchen corrispondono allo stesso cane descritto nello standard di razza, l'unica differenza è costituita dalla taglia, ancora una volta, ripeto, misurata come circonferenza toracica. Kaninchen, la più piccola delle taglie, ovvero adatto alla caccia del coniglio in tana, per cui piccola circonferenza toracica, 30 cm di circonferenza toracica o meno. Abbiamo un peso intorno ai 3,5 kg, 4,5 kg, 5 per il nano, e invece, come dicevamo prima, sui 10 kg. Questa colorazione nel pelo duro non viene definita fulvo, ma foglia secca.
terzo posto. Ok, il nostro giudice ringrazia tutti gli espositori per avergli presentato dei soggetti di così alta qualità. Terzo posto per Bassotto Standard a pelo lungo. Secondo Standard a pelo duro al secondo posto. Effetto Calimero in questa scelta, siamo sui Kaninchen. Pelo duro. Segugi e cani per pista di sangue nel pre-ring, grazie.